E adesso parliamo ancora di imprenditori, ma stavolta di un imprenditore taglieggiato. Si tratta di Bernardo Raimondi, imprenditore palermitano che aveva denunciato il racket e che adesso chiede aiuto, chiede di non essere lasciato da solo. Si sente abbandonato dalle istituzioni Bernardo Raimondi, l'imprenditore palermitano che con coraggio ha sfidato gli usurai denunciandoli alle forze di polizia. Il ceramista, privo del sostegno del fondo vittime di mafia, non ha più lavoro ed è preoccupato per la sua famiglia. Deve pensare, oltre alla moglie, alla figlia, al padre, ad un figlio disabile e la casa in cui vivono si trova in pessime condizioni. In Sicilia denunciando si deve avere la coscienza che uno non è che solo perde tutto a livello materiale, ma perde anche tutto a livello umano, cioè io non ho più amici né parenti né clienti stessi. E ora vivo in una situazione di disagio estremo, praticamente in una casa dove diversi mesi che non pago l'affitto, dove piove dentro, l'umidità sta arrugginendo proprio le ossa della mia stessa famiglia e cosa va, proprio un disagio estremo. E tra l'altro i fondi di solidarietà che lo Stato mette a disposizione degli artigiani vittime della mafia, dell'usura e dell'estorsione non arrivano mai completamente. Chiedo la possibilità di ricominciare a produrre e lavorare dignitosamente, senza chiedere l'elemosina o la carità a nessuno. Lo Stato deve fare in modo di rimettere in circuito tutte queste persone che hanno avuto il coraggio di denunciare, non fregarsene altamente di queste persone. Intanto il parlamentare regionale del PDL Salvino Caputo oggi ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere al governatore Lombardo di intervenire in favore dell'imprenditore vittima di racket.